fiscale sugli immobili, sia quelli strumentali all'attività delle imprese che quelli adibiti a prima casa, anche grazie alla futura riforma del catasto. Non scendiamo oggi dalla luna e sappiamo lo stato di salute dei nostri conti e lo sforzo che ha coinvolto tutti noi nel risanamento dei medesimi. Noi voteremo dunque a favore delle mozioni sulle quali il Governo ha già espresso parere favorevole, non senza però ribadire la necessità che il Governo stesso si adoperi per intervenire nel medio termine su una situazione degli enti locali di evidente sofferenza e per tutelare i servizi sociali essenziali che vengono quotidianamente forniti ai cittadini, sui quali graverebbe il peso di questa situazione, se invariata, in particolare sulle famiglie, soprattutto le famiglie numerose e quelle più povere. Grazie Presidente. La ringrazio, onorevole Sberna. Chiede di intervenire l'onorevole Guidesi. Prego, onorevole Guidesi. Presidente, grazie. Cercherò di essere breve e di non sviscerare tanti dati. Perché la genesi di questa discussione nasce dall'impossibilità che oggi hanno gli enti locali di servire i propri cittadini anche dal punto di vista ordinario. Un'impossibilità dettata da 2 anni di promesse di questo governo relative al patto di stabilità e relative alla rivoluzione della fiscalità locale. Le mozioni nascono per questo. Nascono perché oggi i sindaci non sono in grado di rispondere ai servizi sociali, all'assistenza sociale, ma anche addirittura alle asfaltature delle loro piccole strade o addirittura, e questo è abbastanza evidente, alla sicurezza dei propri cittadini. Tutto questo non solo dovuto ai tagli, ma anche a delle operazioni di centralismo che sono iniziate con il governo di Monti, vorrei ricordarlo a qualcuno qui presente in aula. Governo arrivato perché sennò sarebbe arrivata la Troica, ma Monti è la Troica. E le operazioni di centralismo sono iniziate lì e sono continuate con questa maggioranza e questo governo. Cito la riforma costituzionale, che riporta poteri e competenze allo Stato centrale di togliere le regioni. Cito il disegno di legge Delrio rispetto alle province e i tanti innumerevoli scelte rispetto ai tagli indifferenziati che sono stati fatti. E tutte queste scelte sono state fatte da un governo che ha come componenti principali ex amministratori locali, che ben dovrebbero conoscere le situazioni territoriali e l'importanza delle autonomie nella gestione delle comunità e dei singoli territori, anche per le differenze identitarie e culturali che i singoli territori hanno tra di loro. Ci sono diversi problemi rispetto ai vostri atteggiamenti, al vostro metodo e al vostro atteggiamento. Io ne cito due. Il fatto che voi non differenziate mai tra virtuosità e dissesto degli enti locali è per noi un gravissimo problema. Noi siamo estremamente convinti che le virtuosità debbano essere da esempio e vadano soprattutto premiate e che i dissesti siano penalizzati se causati da qualche amministratore irresponsabile, che tutte le volte viene ripianato e salvato da un intervento statale. E l'altro motivo, che per noi è però il principale, è la mancanza dell'applicazione dei costi standard e la messa in un cassetto del federalismo fiscale. L'unico modo, e non lo dice solo la Lega, ma anche un'ultima ricerca della Fondazione Sussidiarietà, per far ripartire l'economia di questo Paese. Quindi per cui noi ci asterremo sulle mozioni presentate dal resto delle opposizioni, perché non mettono mai in risalto la differenziazione tra premialità dei virtuosi e penalizzazione di coloro i quali hanno causato il dissesto. E bocceremo le mozioni delle maggioranze, perché ci risultano una presa in giro. Voi avete trasformato i sindaci in esattori per lo Stato, a loro mancano non solo i soldi, ma addirittura una doverosa e razionale capacità di programmazione che voi gli avete tolto.
non sanno quando approvare i bilanci, non sanno quale sarà e come provvederanno ad avere il loro gettito fiscale, non riescono a provvedere all'ordinaria amministrazione. E badate che questo oggi può essere un problema finanziario ed economico, ma domani può essere un problema sociale a cui qualcuno dovrà di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità. Questo paese e queste comunità si salvano solo con il federalismo fiscale, e qualcuno che tra di voi sosteneva la stessa identica tesi oggi dovrebbe alzare la voce. La ringrazio onorevole Guidesi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Melilla. Chiedo ai colleghi intorno di stare in silenzio. Grazie. Grazie Presidente. Con la nostra mozione abbiamo voluto mettere in evidenza come i comuni da una parte e le province e le città metropolitane dall'altra sono diventati nei fatti finanziatori dello Stato. Nel 2015 i comuni daranno allo Stato 600 milioni di euro più di quanti ne riceveranno. Per gli enti di area vasta il saldo negativo è ancora più grande, 1 miliardo e 600 milioni. Tutto ciò rientra naturalmente nella spasmodica ricerca da parte dello Stato e del Governo, quindi di realizzare quei risparmi necessari per affrontare i gravi problemi della crisi finanziaria dello Stato e anche del debito pubblico che abbiamo. Quindi ci rendiamo conto di come siamo in presenza di una vera e propria emergenza. Ciò nonostante però noi siamo molto preoccupati, perché ai comuni, alle città metropolitane fanno capo servizi importanti per il benessere dei cittadini, il welfare locale, soprattutto in tante aree del nostro Paese rappresenta un punto di eccellenza per la qualità della vita dei cittadini. È chiaro che se questi tagli nei trasferimenti dello Stato agli enti locali continuassero, determinerebbero non solo una inevitabile caduta del welfare locale, ma provocherebbero anche un aumento, come purtroppo sta succedendo, della pressione fiscale, delle tariffe, di tutti i servizi pubblici, perché naturalmente il bilancio dello Stato allargato è un sistema di vasi comunicanti. E se si toglie acqua da una parte, bisognerà farla entrare da un'altra parte. La nostra mozione, credo che il Vice Ministro, di cui apprezziamo naturalmente non solo la competenza su questi temi, ma la storica sensibilità sociale nei confronti dell'autonomia degli enti locali e della loro capacità in tanti decenni di aver garantito, ripeto, non in tutto il Paese, ma in molte parti del Paese, servizi rilevanti per l'infanzia, per il trasporto pubblico locale e per tanti altri aspetti decisivi della vita dei cittadini. La nostra mozione, così come altre mozioni che condividiamo, anche quella di Marchi per molti versi presenta degli aspetti condivisibili, è molto realistica. Noi chiediamo un impegno del Governo lungo assi molto razionali. Ora lasciamo da parte l'analisi che noi facciamo, che naturalmente non può essere condivisa dal Governo, perché è chiaro che se il Governo fa una legge di stabilità per il 2015 che noi abbiamo criticato pesantemente, non è che possiamo chiedere al Governo di condividere con noi un giudizio negativo sulla legge di stabilità. Però nel dispositivo, ecco, se noi prescindiamo dalla premessa, sono contenuti impegni che forse potrebbero essere condivisi. Per esempio, dare conferma all'accordo quadro siglato nella conferenza Stato-Città del 31 marzo scorso. Dare risposte positive a quanto chiesto dai comuni in merito all'applicazione della legge di stabilità del 2015, perché l'ANCI ha chiesto e il Governo in sede di incontri ha dato una risposta positiva, a sopprimere i tagli ai trasferimenti ai comuni, eventualmente compensandoli con riduzioni delle spese delle amministrazioni centrali, perché è evidente che se noi chiediamo degli aumenti
per i trasferimenti ai comuni dobbiamo anche dire dove andiamo a compensare queste maggiori entrate. Ad accelerare, questo è importante, la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti e più in generale a rivedere le condizioni alle quali vengono erogati i mutui ai comuni. C'è attualmente all'esame del Governo proprio un provvedimento in questo senso e noi ci auguriamo che si agisca con lungimiranza nei confronti delle richieste che l'ANCI ha avanzato proprio in queste ore, a ricostituire per il 2015 il fondo compensativo di 625 milioni già riconosciuto nel 2014, a stanziare maggiori e adeguate risorse finanziarie da parte del Governo da destinare all'eventuale scostamento tra il gettito effettivamente riscosso dai comuni e le stime ministeriali del gettito atteso in relazione al nuovo regime di imponibilità dei territori montani di cui al decreto legge numero 4 del 2015 con le successive modificazioni, a rimodulare in maniera consistente verso il basso le sanzioni per le città metropolitane per lo sforamento del patto di stabilità che non è loro colpa ma hanno ereditate con la manovra di scioglimento delle province, a garantire ai comuni i tempi indispensabili per la redazione dei bilanci definendo ogni anno entro una data precisa le risorse a loro disposizione e dando poi loro almeno, Vice Ministro, almeno 2-3 mesi per poter determinare una predisposizione delle manovre di bilancio da parte dei comuni anche con un grado di approssimazione definita e anche con un livello di consenso e di partecipazione nella costruzione dei bilanci dei comuni. E sappiamo che molti comuni hanno fatto del bilancio partecipativo anche una modalità della loro azione di buon governo. E infine a non modificare nell'esercizio in corso le disposizioni relative alla fiscalità locale e a non ridurre per il medesimo esercizio, perché spesso succede, è successo anche questo, i trasferimenti a loro favore. Quindi noi abbiamo cercato di evitare toni demagogici, abbiamo scelto una linea di governo di una problematica che noi sappiamo molto complessa, non semplicistica e che necessita anche una capacità di selezione da parte soprattutto di chi come noi, forza di sinistra, intende rappresentare istanze sociali particolarmente sensibili ai ceti medio-bassi del nostro Paese. E quindi noi ci aspettiamo che il Governo riconsideri, vorrei dire, anche la qualità e la ragionevolezza delle nostre proposte. Grazie. Grazie onorevole Melilla. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matarrese. Prego. Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi. La mozione predisposta da Scelta Civica è nel solco della rivisitazione del rapporto tra le finanze locali, le finanze degli enti locali e le finanze dello Stato, nella considerazione della necessità attuale, soprattutto di questo momento, di riportare sugli enti locali la capacità di spesa, di investimenti, di venire incontro alle esigenze sociali sempre più drammatiche, soprattutto al Sud. Gli effetti del patto di stabilità, gli tagli lineari sui comuni hanno portato di fatto questi ultimi in una situazione di grave crisi che hanno bloccato un sistema che gira intorno agli enti locali, un sistema che è molto vicino ai cittadini e nell'indirizzo stabilito dalla Comunità Europea la spesa deve essere vicina ai cittadini per dare ai cittadini i servizi indispensabili. Orbene, noi siamo arrivati alla situazione nella quale i comuni non riescono più